Domenica in c'è ristori ma in non sanno chi sia, piovono ironie. Il cantante si è esibito a Domenica in nella puntata di Capodanno, molti telespettatori si sono chiesti chi sia, tra ironia e sarcasmo. Nella puntata di Capodanno di Domenica in, tra gli ospiti, è sbarcato in studio Alessandro Ristori. Cantante originario di Faenza, classe 1979. L'artista si è presentato con un outfit anni 70. Con pantaloni a zampa di elefante e con una giacca a quadretti bianchi e neri e delle spalline alquanto evidenti. Inutile dire che sui social diversi utenti si sono sbizzarriti nel commentare l'abbigliamento del musicista. Ma c'è dell'altro da rilevare, sempre sul web, parecchi telespettatori sintonizzati su Rai 1 si sono chiesti chi sia Ristori. In un amen sono così piovuti non pochi cinguetti su Twitter che hanno fatto dell'ironia. Eppure del sarcasmo, sulla popolarità del cantante che si è esibito sulle note del celebre brano Amore Disperato di Nada. Richiesto in quale mondo? Telefono casa, il sarcasmo di un utente nel momento in cui a Domenica in si è detto che Ristori è richiesto all'estero, cosa tra l'altro vera. Chi ha i capelli più pennellati tra questo tizio e Sylvan, il graffio di un altro telespettatore che ha paragonato la pettinatura del cantante e quella del mago che si era esibito poco prima in studio. Altri tweet a caldo, scusa ma chi sei, ma questo è un comico, un cantante vero, ma chi è questo, ma questo chi è, 400 concerti? Sono proprio fuori dal mondo, o vecchia. Velenosità anche sulla Rai, ragazzi ma quanti pochi soldi hanno i Rai. Domenica in. Pure all'anno che verrà ieri sera, campano con limitazioni. Sono piovute altre ironie sulla falsa riga di quelle riportate. Alessandro Ristori, prima di cantare, ha frequentato per anni l'ambiente del teatro. Prima partecipando a diversi laboratori e poi cimentandosi nella recitazione vera e propria di commedie. Dopo ha intrapreso la strada della musica, prendendo parte a numerosi concorsi canori. Nel 1999 ha partecipato anche all'Accademia di Sanremo classificandosi fra i 45 finalisti. Nell'anno 2000 è uscito il suo primo album dal titolo Alessandro e Ristori. Diverse anche le ospitate che lo hanno visto protagonista sul piccolo schermo italiano, lo si è visto su Rete 4 alla Domenica del Villaggio e su Rai 1 appunto a Domenica in. Insieme alla sua band De Portofinos ha cantato in diversi paesi esteri, esibendosi in Russia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Brasile. Fra i suoi artisti preferiti ci sono Adriano Celentano, Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci. Ascolta prevalentemente il country degli anni 70 ma anche il British pop.